Ragazzi, nel video di oggi andrò ad analizzare World Eternal Online, che è un MMORPG gratuito, quindi ci si può giocare gratuitamente, ma è del Web3, quindi ci si potrà guadagnare, e vi andrò a dire i programmi che ho su questo gioco, perché voglio fare qualcosa di interessante. Penso proprio di farci una playlist come in altri giochi che porto su questo canale, e mentre nel video di oggi faremo un overview generale, nei prossimi partiremo con i tutorial e con il giocare al gioco. Se volete mettervi avanti, perché voglio creare assolutamente una gilda italiana all'interno di World Eternal Online, e chi mi conosce per i giochi precedenti sa bene che sono molto competitivo, quindi voglio che quella gilda diventi la più forte del gioco. Dobbiamo assolutamente dominarlo, ma di questo ve ne parlerò durante il corso del video. Mi raccomando, se ancora non l'avete fatto, iscrivetevi al canale per non perdervi giochi play and earn, dove si può guadagnare in base alla propria bravura all'interno dei videogiochi, e non solo divertirsi ma anche avere un piccolo ritorno. Allora, partiamo dal sito worldeternalonline.com, vi lascio il link in descrizione e anche il link del server Discord, che però si trova tranquillamente, come vedete, qui in alto. Siamo anche a ridosso della Closed Alpha, che inizierà il 15 maggio, quindi questo video calza a pennello. Il gioco è un sandbox MMO, quindi anche MMORPG, e sarà player driven economy, quindi i giocatori avranno un impatto molto importante sul gioco. I giocatori, come vedremo anche nel white paper, dovranno collaborare per uccidere dei boss e conquistare territori in un mondo che cambia costantemente. Andremo a vedere che ci sono anche tantissimi eroi diversi, e quindi diventare esperti con una tipologia di eroe potrebbe veramente essere importante. Qui possiamo vedere qualche spoiler del gioco. Tra l'altro stanno anche migliorando le grafiche, dovrebbero diventare AAA. Si possono collezionare degli eroi, bisogna costruire delle città, classico MMORPG. Quante volte ho parlato su questo canale di Metin 2, di MMORPG, perché è davvero una delle mie tipologie di gioco preferito, avere un personaggio che posso migliorare all'interno del gioco. Quindi ci saranno anche i pets, che ancora non sono stati rilasciati. Le grafiche mi piacciono molto, infatti andando a vedere anche il sito del team, si vede che le grafiche sono fatte molto molto bene. Vogliono costruire la prossima generazione di MMO, che ovviamente avrà delle componenti di blockchain all'interno. Questo canale parla essenzialmente di questo, quindi componenti di blockchain, NFT all'interno, ciò che si compra lo si possiede realmente, lo si può anche vendere volendo. Parlano anche di un token che potrà uscire su questo gioco e quindi rivenderlo a mercato. Questo è il team, ho avuto la possibilità di parlare direttamente con il CEO Vincenzo Alagna, che tra l'altro è italiano, tutto il resto del team è internazionale, e lui è molto attivo anche su Discord, che questo secondo me è un punto molto positivo, perché fa capire che ha un grande attaccamento al gioco. Non a caso quelli del team giocano anche al gioco, perché ovviamente secondo me per far parte di certi team devi avere la passione per il gaming, perché così sai come costruire un buon gioco. Qui ci sono le posizioni aperte, che se mai doveste saper ricoprire, ci sono delle opportunità importanti sia in questo team sia in tutto il settore Web3. Io ve lo consiglio particolarmente, tra l'altro ci farò un video su tutte le posizioni che sono molto richieste nel Web3 e con cui si guadagna davvero bene. Gli investitori, che come sapete sono molto importanti, come ho spiegato anche nel corso gratuito dei Play and Earn sul server di The Crypto Gateway, gli investitori sono molto importanti. Tra gli investitori loro hanno A16Z, che è Andreessen Horowitz, che è uno dei più importanti in assoluto. Anche Dune l'ho già visto più volte, gli altri a dire il vero no, ma c'è un articolo dove dicono che hanno raccolto più di 14 milioni di fondi nel white paper. Quindi ragazzi, fondi è uno dei tre punti, e investitori, team che abbia esperienza e hanno molta esperienza nel gaming, e community che, essendo in pre-alpha in questo momento, ancora deve crescere, ma questo è anche il mio obiettivo. Sto entrando in contatto con il team, vorrei far parte e aiutarli a crescere, perché secondo me il bello e la rivoluzione anche del Web3 è costruire un gioco insieme al team, perché con i tuoi feedback, parlando direttamente con il CEO, se dai un buon feedback lo possono implementare, cosa che invece per i giochi del Web2, essendo aziende così grandi e distaccate dalla community, i feedback devono essere di milioni di giocatori per essere minimamente ascoltati. Allora, ora vorrei guardare il cinematic trailer per fare una piccola overview e commento su questo video, e guardare un attimo anche la pre-alpha gameplay, anche se è di un anno fa, ma
ma nei prossimi video scaricherò il gioco, quindi farò un tutorial di base su come scaricarlo, come iniziare a giocare. E mi raccomando, punto fondamentale, se entrate nel server Discord e trovate il link in descrizione, andate nella sezione Select Language, selezionate l'italiano e vi si aprirà la casella italiana. Io ho scritto questo messaggio, andate a reactare, se ci sono abbastanza reaction apriamo una guild italiana con l'obiettivo ovviamente di dominare il gioco come al solito. Partiamo con il cinematic trailer, poi mi fate sapere anche voi nei commenti cosa ne pensate. Life on this fragile earth has turned to dust and sifted through my fingers. And now I have no choice. I must join the fight and hope we make it through. Together we rise. Descend upon us. Let us change the tide. We will fight until our blood will finally spill. Today is the day we die. Devo dire che è la prima volta che vedo un trailer nel web 3 così stile cantato nel cinematic. Non so dire se lo apprezzo particolarmente. Mi è piaciuto molto il concetto di giocare con altre persone e uccidere boss, ma secondo me un'altra parte molto bella degli MMORPG è quella di proprio dominare altre città e quindi non solo contro i mostri PvE, ma anche PvP contro altri giocatori, cosa che forse in questo trailer manca. Però essendo cinematic, quindi che non rappresenta il gameplay, ci può stare. Guarderei anche la pre-alpha del gameplay, che è di un anno fa, quindi ovviamente i miglioramenti ci sono stati da questo video. Vediamo perché è di un minuto. Allora, un pain point, l'animazione degli attacchi non mi fa impazzire, non mi dà molto l'impressione di attacchi reali, mi sembra molto ancora nelle fasi iniziali. Guardate, questo personaggio con l'arco a me suscita troppo dei ricordi di quando ero piccolo e giocavo a Metin 2 e io usavo sempre i ninja, perché mi piaceva il ninja pugnale per chi conoscesse Metin 2, però per farmare andavo con l'arco e davo una mano a degli altri eroi di base. Quindi mi piacerebbe molto avere questo personaggio all'interno del gioco, ecco, con l'arco oppure pugnale un po' sneaky ninja, mi piace molto. Guardiamo il Twitter, 19k, fanno degli aggiornamenti abbastanza ricorrenti e stanno migliorando appunto le grafiche del gioco. Considerate che comunque è in una fase iniziale, lo hanno iniziato a sviluppare nel 2020 e secondo me stanno facendo un ottimo lavoro sulla timeline. Le grafiche mi piacciono molto. Vi consiglio di leggere il white paper per intero, io me lo sono letto tutto. Vorrei affrontare velocemente dei punti, quindi abbiamo già visto la descrizione del gioco e il gameplay. Tra l'altro questo è stato aggiornato a giugno 2022, quindi dovrà sicuramente essere aggiornato nel 2023.
3. Ci sono dei goal che sono molto importanti per l'economy, ovvero ricompensare i giocatori per il loro tempo, le loro skill e il loro impegno all'interno del gioco. E questo secondo me è una dinamica rivoluzionaria nel Web3 Gaming, di cui parliamo sempre su questo canale. Ci saranno gli eroi con i tratti, i talenti, le armature, le pozioni, quindi tantissime cose, classico degli MMORPG. I giocatori hanno bisogno di altri giocatori per progredire, nuove sfide, nuovi eventi, nuovi mondi, nuovi eroi. Quindi c'è davvero tanta varietà. Infatti anche come eroi parlano che solo al lancio ce ne saranno 40, alcuni con dei tratti leggendari. Ci saranno una quantità di combinazioni di eroi, come vi dicevo prima, 19 miliardi di variazioni, quindi si potrà essere veramente specifici, essere straparticolare ed essere molto utili al gioco. Infatti è importante avere una varietà diversa di campioni, perché se ce ne sono pochi i giocatori non hanno molte possibilità di scegliere, ma i cambiamenti del meta possono rendere un campione che magari non era viabile in quel momento, quindi non era molto forte, lo possono rendere forte successivamente. E anche per questo secondo me è bello, perché uno può essere la sua tipologia di eroe preferito all'interno senza curarsi troppo del meta, ma sapendo che può arrivare il suo momento dove la sua classe sarà la più scelta. Gameplay, appunto, ci saranno mostri, si raccoglieranno risorse. Questa è una delle mie parti preferite dei giochi, andare a caccia di miniere d'oro, specialmente negli MMO. Si potrà costruire, grande classico, sono veramente le mie cose preferite, non so, mi rilassa proprio andare alla ricerca di queste miniere e costruire gli oggetti, mi rilassa. Poi sì, c'è anche la parte dei combattimenti e bla bla bla, ma io sono un po' atipico su questo, sono meno PvP, sono più PvE, quindi più andare a costruire e fare cose per le altre persone. Gilde, le gilde dobbiamo fare assolutamente quella italiana, perché ovviamente la cooperazione sono alla base. Token Economics, stanno valutando di mettere un token all'interno del gioco, quindi un token che sarà convertibile, e tante altre risorse che invece sono all'interno del gioco non convertibili. I giocatori potranno guadagnare i token partecipando agli eventi o sconfiggendo mostri, quindi appunto uccidendo i boss, facendo le PvP e arrivando in cima alla classifica. Anche qua, grande rivoluzione del Web3 Gaming: se sei uno dei più forti del gioco, arrivi in top classifica, puoi guadagnare, cosa che negli altri giochi sì, è un flex all'interno, ma poi non ha realmente valore nella vita reale, e questa è una delle cose in cui credo di più. Team, ne avevamo già parlato, secondo me ci starebbe anche una descrizione più lunga con anche delle foto, non solo di CEO e presidente, ma anche degli altri membri, per conoscere di più il team, secondo me dà più costruzione. E partner, quelli che vi dicevo prima, con più di 14 milioni di fondi. Ragazzi, per questo video è tutto. Come ho già spiegato in altri video quali sono i parametri da guardare, secondo me questo gioco ha davvero tanto potenziale, infatti ci credo e voglio iniziare a giocarci. Mi raccomando, entrate nel Discord, scegliete la sezione italiana e reactate, scrivete nel messaggio sotto al mio, che iniziamo a chattare un po' lì. Iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto. Se ancora non conoscete bene i giochi del Web3, vi consiglio la guida gratuita che ho fatto di più di 1 ora e 30, e di qua il video che vi consiglio a YouTube. Mentre scegliete quale guardare, io vi saluto e vi aspetto nel prossimo video.